Egregio signor Sindaco, signori assessori, signor Presidente di Pro Elvezia, signor Direttore del Museo, signore e signori, è un grande piacere essere qui oggi per questa inaugurazione. Un'inaugurazione che evidentemente ci pone una domanda, o quantomeno pone una domanda: perché mai iniziare adesso con questo programma in un momento in dove le relazioni tra il Ticino e la Lombardia non sono, diciamo così, al massimo dei livelli, perché qualche problema di altra natura che culturale l'abbiamo. E allora la risposta deve essere proprio quella insita nella scelta del momento. Il momento è stato scelto prima di Expo 2015, ma credo che proprio per il fatto che esistano oggi delle problematiche discusse tra il Ticino e la Lombardia sia il momento giusto per inserire un programma culturale che, attraverso il messaggio della cultura, attraverso l'arte, attraverso la bellezza, permetta di tenere vivi quei legami che sono comunque radicati e molto forti. Il Ticino è l'unico cantone di lingua italiana della Svizzera ed è quindi naturalmente legato all'Italia per ragioni culturali, di lingua e molto più profonde di quanto magari anche i ticinesi ogni tanto vogliono sottolineare. Questo legame è un legame forte, è un legame importante che tocca molteplici ambiti e che, a partire dalla cultura, può, secondo me, riuscire anche a produrre, diciamo così, migliori contatti e migliore comprensione in altre questioni che oggi ci offrono. Io auspico che questo accada e sono convinto che Via Vai sia un ottimo veicolo per fare in modo che questo legame che noi abbiamo possa essere risaldato e che le incomprensioni, che i confronti che oggi abbiamo possano essere risolti con la considerazione degli interessi delle due parti. Oggi abbiamo l'occasione di cominciare un percorso di conoscenza, un percorso artistico, un percorso che farà risultare ancora più evidenti i legami che noi abbiamo. E allora utilizziamolo al meglio e facciamo in modo che questo momento non facilissimo nelle relazioni tra Ticino e Lombardia possa essere superato nell'interesse di tutti. Ne abbiamo tutti bisogno e ne saremo tutti contenti. Credo che le nostre comunità sono comunità che si meritano di avere questa via d'uscita. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questo programma e soprattutto ringrazio gli artisti che hanno dato prova di capacità di innovazione. Anche l'innovazione per il Ticino, per tutta la regione transfrontaliera, è una carta vincente sia in campo artistico che in altri settori. Ed è con questo augurio che voglio terminare qui il mio saluto, ringraziando tutti coloro che hanno lavorato a questo programma e immaginando che questo programma sia un buon aperitivo per quello che succederà l'anno prossimo a Expo. Grazie mille.